Allora, la giornata è stata, insomma, abbastanza importante per la vostra presentazione. Io vorrei soffermarmi solo su due aspetti della mia storia. La storia, la mia, personalmente la leggerete. Ma cosa che non c'è scritto lì, ovviamente parliamo di due persone che hanno dato sia la rabbia ma anche la voglia di combattere, e sono il primo della graduatoria e l'ultimo della graduatoria. Quindi brevemente vi racconto queste due storielle. Allora, ovviamente il primo della graduatoria, quell'anno Sorbergata a sfornò geni. Perché parliamo, abbiamo fatto poi una statistica, negli anni precedenti mi sembra che arrivavano a 64, quell'anno a Tor Vergata ottennero punteggi 74, 76, 78, ragazzi, con tutto il rispetto per le superiori, ma le superiori insomma sono una passeggiata, che erano usciti col minimo dei voti. Allora, con il minimo dei voti significa, che poi Michele ovviamente poi lo spiegherà bene, ma poi vorrei riportare sulla realtà quei numeri. I primi sono quelli che probabilmente visiteranno i vostri figli, probabilmente poi abbiamo scoperto che pediatria, tra virgolette, è una delle specializzazioni in medicina molto regalate, come se i nostri bambini, e io e Michele ce ne abbiamo, lui uno, io due piccolissimi, come se poi la pediatria fosse una branca sottostimante. Assolutamente no, io sono al settimo pediatra in cambio, tu? Ok, questo è un dato di fatto, per cui andare a rivedere quei punteggi che erano così strani è stato per me il motivo per fare quella rocambolesca furto, rapina di tutti i test, perché è un diritto intanto di tutti gli studenti poter accedere agli atti, quindi poter verificare se il proprio compito, il proprio test è stato falsato, se è presente intanto, e anche quelli precedenti. Per cui io per 0,20 non ero potuto entrare, ma questi dati di quell'anno di Tor Vergata mi accesero una lampadina. Però voglio anche gettare diciamo un incoraggiamento, il libro è sicuramente un incoraggiamento, ma ricordare il candidato 1247. Io un pochino quella giornata ancora la ricordo, anche se insomma nel 2007 sono successe tantissime cose. Però ricordo benissimo che c'erano molti ragazzi che venivano a fare i test dalla Sicilia, e ricordo due chiacchiere con uno di quelli che era venuto, un ragazzo di 18 anni, 18 anni e mezzo, era venuto accompagnato dal papà, dalla mamma, dalla nonna su queste macchinone giganti con bagagli, era estate. Quindi pensate quanto investimento alcune famiglie fanno e quanto il numero chiuso poi, che non è assolutamente un aspetto di meritocrazia, poi possiamo distinguere e possiamo riflettere su come trasformarlo, però ricordiamoci assolutamente che magari quello poteva essere il più grande pediatra che magari avrebbe salvato un giorno uno dei nostri figli, e invece deve rincorrere. E null'altro. Grazie per la presenza.